Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrenic 91 su Yo-Kai Watch Weeble Wobble. Oramai la battaglia Granbaruffa è quasi al termine e quindi, nonostante io abbia comunque sia fatto poco e nulla nei primi giorni, nello scorso giorno, ovvero il quarto, ho fatto oltre 50.000 punti, 50.000 popcorn e ho recuperato Jibanyan A. E quindi ho anche due monete G. Perché ho portato Dinostrugo a livello 50 e portare Dinostrugo a livello 50 mi ha dato una moneta G blu, che sarebbe della tribù oscura. Non ho mai provato le monete blu, le monete G voglio dire, ma lo farò in un altro episodio, ovvero un episodio di spacchettamento. Quindi per oggi andrò a fondere Jibanyan A con Jibanyan D per farvi vedere cosa succede. Non tutti lo sanno, perché comunque sia non è che Jibanyan A si può reclutare tanto facilmente. Quindi andiamo su fusione ed eccoli qua, abbiamo un Jibanyan D di livello 27 e un Jibanyan A. Ora Jibanyan A già a livello 1 è molto più forte di un Jibanyan D a livello 27, a parte pochi punti salute in meno, ma sinceramente non è tanto grave. Cosa si va a fare con un Jibanyan A e un Jibanyan di rango D? Molto semplicemente si va a fare un Jibanyan di rango S. Quanto è bello, guardalo. Un Jibanyan S ed è fortissimo. Nonostante ovviamente non possa competere con tanti altri yokai, è uno di quegli yokai comunque sia che davvero fanno gola comunque sia, perché e poi è anche raro. Perché, ripeto, non sempre si riesce a prendere un Jibanyan A, non sempre capita negli schemi speciali. Certo, poi ci sono yokai come Babbo Jibanyan che davvero, allora, sono molto molto rari. Questo è fortissimo, attacco 346 a livello 1. Cioè, più di questo che volete? Sì, un po' i punti salute possono migliorare, ma già 247 sono molti. E sinceramente è un buon modo per tenere un Jibanyan in squadra. Ora io sto allenando un po' gli yokai che in genere non uso, anche perché sto facendo il bottino e cose varie, quindi insomma un po' di yokai che non uso li alleno, che comunque sia poi avrò modo di usare una volta arrivati a certi livelli, anche per la battaglia per l'attacco al punteggio. Infatti faccio vedere, oltre a portare l'energy max di Sentutto a livello 2, per sbaglio ci è arrivato, ho portato Dinostrugo a livello 50 e mi ha dato una moneta azzurra G. Ora, non la userò in questo episodio, perché in questo episodio, a dire il vero, vorrei fare un po' di slot Kai Oni, perché non ho avuto nessunissima fortuna. Se avete guardato lo scorso episodio, non ho avuto una bene amata fortuna di nulla. Ho trovato, però in compenso, tre Shobonian, che non me ne faccio nulla, sinceramente. Tre di fila, oltretutto, è stato un po' uno spreco, sinceramente. Usapion già ce l'avevo, quindi il suo Energy Max ora sarà a livello 2. Non l'ho fatto vedere quando l'ho catturato perché mi stavo allenando, stavo farmando un po' di popcorn e verso la undicesima battaglia mi è diventato amico. Qui non stavo neanche registrando, comunque sia, perché in genere preferisco fare gli spacchettamenti, appunto, su Weeble Wobble. E anche oggi non è che sta andando bene. Scherebello, quante ne ho trovate? 4? 3? 4? Sì, questa dovrebbe essere la quarta, più mi sembra. Purtroppo va male. Purtroppo va male e niente. Io spero che posso fare altri due giri. Spero in qualcosa di recente, almeno quando carico la slot al massimo. Quietana, ok, perché almeno mi aumenta l'energy max, mi arriva a livello 3. Almeno ce l'ho più forte, posso fare più danni e cose varie. Ora, con il prossimo mi arriva la slot Kai a livello massimo, farmo un po' di monete e poi vediamo se esce qualcosa. Perché sinceramente non mi sta uscendo nulla. Disturbella pure, la seconda, non esce niente. Non c'è nulla, io non so più cosa fare con la slot Kai. Oni. Con il prossimo giro, già. La cosa brutta è poi che anche la slot Kai Oni sta al massimo. Può essere che ti esce una cagata. Secondo me non mi esce nulla di che. Io vorrei trovare il nuovo Urobonian, che, porca miseria,
Fregati quello. Cosa esce però? Ecco, dottor Ticancello, che già ce l'ho. Sì, porto il suo Energy Max a livello 2 e mi dà... mi sblocca una delle missioni. Però, sinceramente, io vorrei un Urubonian, che porca miseria, guardate, cioè, ha un attacco pazzesco. Tantissimi punti salute. È una bestia. Inoltre, per la battaglia dell'attacco a punteggio di questa settimana... contro Narwhale, mamma mia che roba ragazzi, mamma mia. E niente, è andata malissimo sinceramente con la slot Kai. Vado a vedere un attimo cosa ho sbloccato, perché comunque sia le missioni sono abbastanza utili, ti danno un sacco di punti, un sacco. Ecco, remonta 5 stelle, riscatta tutto, sì, prendo tutto quanto quello che c'è da riscattare, vediamo un po'. 3000 monete, vado a fare un altro giro. 50 monete e sfera sacra e monete 5 stelle, ok. Le sfere sacre ci ho portato, con quelle l'ho portato di Nostrugo a livello 50, perché non c'avevo voglia di allenarlo. L'ho allenato per 4-5 livelli massimo, mi sembra, poi via di sfere sacre. Ho sprecato oltre 10.000 monete, mi sembra, per farlo arrivare a 50, perché ogni 10 livelli c'è... bisogna pagare per farli aumentare. Ho fatto 4.000 all'ultimo livello, 1.000, 2.000 più o meno. Insomma, ci vogliono un sacco di monete. Va bene, qua è capitato RoboK, quindi per questo video direi che basta così. Lo scorso video dovrebbe essere, perché ancora non l'ho editato a dire il vero, se mi ricordo bene, perché l'ho registrato un po' di tempo fa, poi mi è andata via la voce, ma cose a parte, dovrebbe essere il mega spacchettamento, credo, e non so di preciso quanti yokai ho spacchettato, ma ne ho spacchettati davvero tanti. Ad ogni modo, non mi ricordo se lo dico nel video, poi vedo comunque sia, che in teoria l'ho registrato e poi dopo... ci ho parlato sopra praticamente, sì, perché non mi andava, stavo senza voce quando ho registrato e quindi insomma ho preferito poi dopo portarlo ora che riesco comunque sia, che ho di nuovo la voce. I livelli con la videocamera insomma sto ancora vedendo, perché ho comprato una videocamera nuova, ma i livelli devo un po' migliorare, vorrei metterla più centrale, poi c'ho il treppiedi che si è rotto, insomma un po' di cose così. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo domani, probabilmente, con un nuovo video. Bye bye.